Albano potrebbe sposare Loredana Leciso, ecco chi lo ha rivelato a Pomeriggio 5. Nel contenitore di Barbara D'Urso si è tornati a parlare dell'argomento del momento. Alcune trasmissioni televisive continuano a parlare del triangolo Albano, Loredana e Romina, video, e del polverone mediatico che hanno sollevato nelle ultime settimane. Tra queste che è il contenitore Pomeriggio 5 presentato da Barbara D'Urso. Nella puntata andata in onda ieri la partenopea e i suoi ospiti hanno affrontato l'argomento e durante il dibattito, una di esse ha fatto una rivelazione sorprendente. Di chi si tratta? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. A Pomeriggio 5 si è parlato ancora di Romina, Albano e Loredana. Durante lo spazio dedicato al gossip, la D'Urso è tornata nuovamente a parlare della Leciso e di Albano. Raffaello Tonon ha affermato che apprezza molto il cantautore pugliese e ha consigliato a Loredana di darsi una calmata. Anche Lori del Santo ha appoggiato il Carrisi considerando una persona per bene e molto gentile. La showgirl inoltre, ha ricordato un particolare avvenuto dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, quando l'artista le regalò del vino prodotto a Cellino San Marco. Poi si è parlato della nuova provocazione della Power su Instagram. Nonostante quest'ultima è in vacanza con sua cugina, non ha perso tempo a fare una nuova dichiarazione d'amore all'ex marito. E pensare che Loredana nel corso della sua ultima intervista al settimanale di Più era stata chiara, chiedendo massimo rispetto alla sua rivale Romina. Per Monica Setta Albano potrebbe convolare a nozze con Loredana. Dopo due mesi, Loredana soggiorna ancora nell'abitazione del fratello a Pavia e a quanto pare, per il momento non ha nessuna intenzione di ritornare in Puglia. A Pomeriggio 5 è intervenuta anche Patrizia Groppelli che ha considerato Albano come un martire, ovvero oppressato dai figli e dall'ex moglie Romina. Successivamente ha preso la parola Monica Setta, cara amica di Loredana. La donna ha affermato che la Leciso questa volta ha bisogno di un atto d'amore importante da parte del Carrisi, quindi quest'ultimo potrebbe anche sposarla. La giornalista salentina che conosce la coppia da tantissimi anni ci spera molto, ribadendo che l'artista pugliese lo aveva accennato diverso tempo fa. Le affermazioni della Setta si trasformeranno in realtà oppure la crisi continuerà ancora per molto? Per scoprirlo bisogna aver pazienza e attendere le iniziative da parte dei diretti interessati. Per tutte le altre news su Albano, Loredana e la Power, video, continuate a seguire il sito.